moderne cucine store di Civitanova Marche si è spostato negli accoglienti locali di Via Martiri di Belfiore 92, in un nuovo showroom dove il cliente continua ad essere seguito dall'apprezzata professionalità della titolare Eleonora Franceschetti, pronta a venire incontro a tutte le sue esigenze per allestire la casa dei suoi sogni con prodotti di altissima qualità. Un punto vendita quindi con gli ultimi modelli di cucine, un atelier di mobili di design con finiture, colori, tecnologia e domotica in linea con le più attuali tendenze dell'arredo. Il tutto completamente italiano. Aran è infatti un'azienda 100% made in Italy con sede ad Atri, in provincia di Teramo. È conosciuta in tutto il mondo per aver vinto numerosi premi e riconoscimenti. Un marchio in continua crescita su scala mondiale e sempre più apprezzato ovunque. All'Aran Store di Civitanova Marche si progetta la cucina tenendo conto di tutti i dettagli, perché uno degli ambienti più frequentati della casa deve essere comodo, pratico e bello da vedere. Grande attenzione viene riposta anche verso l'offerta degli elettrodomestici, sempre performanti, altamente tecnologici e a risparmio energetico. Allo store vengono fornite soluzioni per il living e per la camera, per creare spazi rilassanti con armadi studiati per essere belli, di design e allo stesso tempo capienti. Un marchio per me è molto nuovo, ma con un'esperienza alle spalle. Ho visitato tutta la loro location e è veramente, veramente un marchio da scoprire, perché ci regala tante, tante, tante soluzioni. Questo posto è una vera bomboniera. Che cosa trova il cliente qui venendo all'Aran Store di Civitanova Marche? Perché voi costruite tutto su misura e soprattutto prodotti di alta qualità per le esigenze di qualsiasi gusto. Qualsiasi esigenza il cliente ha, Aran riesce comunque a soddisfare qualsiasi esigenza, sia per i più normali e semplici ai più esigenti. La tecnologia continua sempre ad implementarsi, abbiamo visto le cucine con l'aspirazione dal basso, insomma c'è da che sbizzarrirsi, soprattutto quando si parla di cucine con il marchio Aran. Sì, abbiamo dei marchi per gli elettrodomestici molto molto grandi. Oggi con lo show cooking l'abbiamo fatto con un Laege, che hanno delle funzionalità veramente ottime, a tutte le altre cose che poi adesso parlarne sarebbe veramente riduttivo per quante cose ci sono. Come fanno a trovarla? Quando siete aperti? Gli orari? Diamo tutte le indicazioni, perché senz'altro da appena inaugurato molti verranno e si fermeranno qui a Civitanova. Sì, guarda, un'apertura di negozio normalissimo, si trova sui social, ci sono tutti i miei indirizzi di posta elettronica e di telefono, dove siamo sempre disponibili anche i giorni che siamo chiusi. Gli anni di esperienza di Eleonora Franceschetti? Il 2001 iniziai la mia esperienza nel mondo del mobile. Quindi esperienza, innovazione, qualità e soprattutto accoglienza fanno di Aran Store un punto di riferimento per tutti. Certamente. Tale è la ricerca e attenzione riposta per studiare le migliori soluzioni per la propria clientela, che al taglio del nastro dell'Aran Store non potevano mancare i clienti storici, quelli affezionati per la cura e la qualità del servizio, e i nuovi, con le coppie alla ricerca della soluzione migliore per realizzare la loro casa. L'Aran Cucine Store di Civitanova è una realtà fortemente affermata e apprezzata su tutto il territorio maceratese, che con passione e professionalità progetta, arreda e realizza interni. Per dare un'idea, uno dei nostri prodotti di punta, Lab 13 ad esempio, è una famiglia di mobili che si compone di circa 2580 mobili con più di 250 finiture. Questo è in qualche modo una risposta progettuale alle sempre più crescenti esigenze di personalizzazione. L'individuo, cioè il focus progettuale, comunque rimane per l'azienda, e questa è una mission, una filosofia aziendale, l'essere umano in tutti i suoi aspetti, di gusto, di funzione, di bellezza.
Ecco, la vostra distinzione rispetto agli altri marchi è proprio quello che vediamo alle sue spalle, cioè a seconda anche dell'altezza di cui usufruisce della cucina, no? Sostanzialmente viene fatta la cucina ad hoc per rendere ancora più semplice, più facile l'approccio alla cucina, perché non tutti siamo come lo chef marocco che sta cucinando per noi e abbiamo quindi questa necessità di trovare tutto al posto giusto. Quindi voi dovete organizzare come architetto, come scuola di lavoro, il tutto affinché la cucina che arriva nelle nostre case sia perfetta. Sì, direi che, come ho anticipato prima, il focus è proprio questo. Ecco, il tabellone alle mie spalle è chiarissimo: la versatilità compositiva, l'ergonomia, la biometria sono due argomenti fondamentali, perché poi tutte le culture, noi lavoriamo in tutto il mondo, non solo in Italia, quindi ovvio che ci troviamo anche con differenze biometriche sostanziali, e il prodotto deve in qualche modo adattarsi a queste realtà fisiche, non solo, perché se solo dovessi parlare di funzione nell'ambito della progettazione della cucina, ed è una cosa che non intendo fare, però proviamo a pensare quanti aspetti ci sono all'interno dello spazio cucina, cioè la cucina etnica, la cucina del territorio, la cucina vegana, la cucina di questo o di quella cultura. Quindi le variazioni, fermo restando le funzioni basilari, perché uno viene in mente che la cucina serve a stivare, conservare, lavaggio, cottura, queste sono le funzioni principali, però è anche il centro di aggregazione. Nel momento in cui il nucleo familiare, non importa se è una famiglia allargata, non è questo il punto, si relaziona attraverso il cibo. Quindi sono molti gli aspetti, anche le finiture e tutti i mobili che la compongono cercano di dare in qualche modo una risposta progettuale versatile e adattabile. Noi abbiamo iniziato un percorso un anno e mezzo fa con un primo piccolo punto vendita, sempre gestito da Eleonora, che è la nostra imprenditrice di riferimento, che ha conseguito degli ottimi risultati, dimostrando che la piazza di Civitanova era comunque molto recettiva al nostro prodotto, al nostro modo di concepire il design e l'arredamento. Quindi abbiamo deciso di aumentare lo spazio espositivo, di cambiare location comunque in un punto di riferimento e di importantissimo snodo stradale, per poter aumentare la visibilità del nostro brand e per poter quindi avvicinarci a quante più persone possibili, a rendere la fruizione, la ricerca di una soluzione corretta e adeguata alle esigenze che ogni persona ha nel dover rinnovare l'ambiente cucina, ma non solo, perché noi facciamo anche armadi, bagni, quindi i nostri monomarca possono creare in total look tutto l'arredamento, gran parte dell'arredamento di casa. Quindi siamo orgogliosi di aver dato maggiore spazio espositivo e d'immagine alla piazza di Civitanova, che certamente è una piazza che merita questo approccio. Il prezzo è fondamentale, senza alcun dubbio lo è sempre, per tutte le capacità di spesa, per tutti noi. Siamo dei consumatori che siamo attenti al prezzo, però noi come Aran abbiamo un obiettivo diverso: il giusto rapporto qualità-prezzo. C'è un vecchio detto commerciale francese, che poi tradotto in italiano è che il prezzo attira il cliente, la qualità lo mantiene. Noi non abbiamo nessuna intenzione di derogare a questa massima, cioè nel momento in cui dovesse scendere troppo il prezzo, vi prego tutti come consumatori di diffidare di quello che state acquistando, perché evidentemente quella qualità che troverete non vi farà mantenere l'acquisto di quel marchio. Quindi noi prediligiamo non il prezzo, prediligiamo il giusto rapporto qualità-prezzo, e infatti abbiamo una gamma di prodotti vasta, capace di poter progettare in termini di prezzo e di caratteristiche di prodotto, di andare incontro alle esigenze che ogni consumatore ha e che entra in questo negozio. E però noi puntiamo sulla progettazione, cioè sulla capacità dei nostri interlocutori, dei nostri partner, di interpretare queste esigenze e di dare la giusta soluzione a queste esigenze, anche con il prezzo. Durante l'inaugurazione della nuova sede, lo chef Maurizio Marocco, responsabile dell'Electrolux Lab di Forlì, ha illustrato le principali caratteristiche del nuovo forno Aeghe, che consente anche la cucina a vapore. Unisce quindi calore convenzionale e vapore per esaltare i sapori e le consistenze di ogni piatto. Uno strumento innovativo, ma già utilizzato da tempo nelle migliori cucine dei ristoranti, che non richiede niente di speciale per il suo utilizzo. Si cucina allo stesso modo che si fa abitualmente,
ma il piatto, una volta cotto, è davvero gustoso e fragrante, come hanno avuto modo di assaggiare i presenti con la classica focaccia barese o il delizioso couscous con cipolle, patate, carote e piselli. Come abbiamo potuto vedere, abbiamo avuto la possibilità di cucinare, grazie ai forni a vapore di Aighè, diversi prodotti di diversa natura, contestualmente, soprattutto senza che i sapori si mischiano e con un grandissimo risparmio in termini di energia elettrica, quindi anche di tempistiche. Quindi si spende qualcosina in più, ma si ottiene qualcosa in più e a sua volta si risparmia, perché poi l'energia elettrica in bolletta è sempre di meno. Certo, è il discorso sostenibilità, no? Di cui si fa un gran parlare, spesso sparlare. Ecco, un modo sicuro, semplice, di facile attuazione, come possiamo veramente mettere in pratica queste piccole attenzioni. Lei nel suo forno ha cucinato di tutto con il vapore? Sì, assolutamente sì, veramente farei fatica a raccontare un qualcosa in cui non utilizzo il vapore. Ho fatto vedere la focaccia, ma poteva essere anche una normalissima pizza. Io vengo dal mondo della panificazione, come dicevo prima, ieri era impensabile cucinare un prodotto di panificazione con il vapore. Oggi è esattamente il contrario, è impensabile cucinarlo senza vapore, perché conferisce più sviluppo al pane stesso, maggiore lucentezza sulla crosta del pane, piuttosto che del grissino, piuttosto che della focaccia. Quindi vi ho citato il pane, ma come dicevo prima, durante lo show cooking veramente sono decine e decine i prodotti in cui il vapore è quella chicca in più, è quella ciliegina in più di cui tutti quanti noi ormai non riusciamo più a farne a meno. Aighè rappresenta la sublimazione della nostra proposta commerciale a livello di design e di tecnologia. Aighè è il nostro prodotto di punta, quello che lancia tutte le novità. Aighè per la nostra azienda è stato sempre anche il brand che ha portato sul mercato le grandi innovazioni tecnologiche. Parliamo dell'induzione, Aighè è stato il primo brand che ha portato l'induzione nel mondo domestico, esisteva solo nel professionale fino al 1984. Aighè ha portato il vapore nelle case degli italiani. È chiaro che poi numericamente abbiamo il brand principale in termini di volumi, che è Electrolux, che ha delle numeriche maggiori, però Aighè è quello che porta avanti le tecnologie. Aighè è l'unica che propone questo forno, che è il forno a 5 livelli di vapore, unico sul mercato, della proposta professionale adatto per il mondo domestico, perché è quello che ci contraddistingue, cercare di fare un prodotto tipicamente adattato al mondo professionale ma portato nelle cucine di tutti i giorni. Qualcuno potrà dire, ma costa un po' più degli altri. Io non ho mai visto andare a comprare la Mercedes al prezzo della Panda, per cui tecnicamente vuoi qualche cosa in più, devi spendere qualcosa in più, ma in cambio ti viene data una novità tecnologica, un livello di tecnologia che con gli altri prodotti dei nostri concorrenti non riesci a trovare quasi mai. Vale la pena visitare la nuova sede dell'Aran Cucine Store di Civitanova Marche, dove qualità e convenienza sono di casa. Per qualsiasi informazione è possibile consultare anche il sito www.aranstorecivitanova.it.